60 anni di spesa degli italiani racchiusi in una mostra è quello che ha fatto Esselunga per celebrare il suo 60° compleanno. Negli spazi di The Mall a Milano, dal 29 novembre al 6 gennaio, la catena della grande distribuzione, nata il 27 novembre del 1957 in Viale Regina Giovanna, nel capoluogo lombardo, ha allestito un vero e proprio viaggio, con musica ed effetti scenici degni di un grande show, tra le più importanti tappe della storia aziendale e le evoluzioni degli stili di vita degli italiani. Sono passati molte decadi e quindi i consumi si sono evoluti, quindi 60 anni di fare la spesa e 60 anni di costumi italiani. Questa è un po' una mostra cronologica, quindi tutti ci possiamo tuffare in tantissime epoche, dagli anni 50 alla modernità di oggi e nell'ultima fase anche un piccolo sguardo verso il futuro. In un percorso cronologico sviluppato in 10 sale e aperto gratuitamente ai visitatori, oggetti iconici e documenti si alternano elementi spettacolari come lo zootropio, dispositivo ottico che consente di vedere come si preparano le lasagne Esselunga, o la sala degli specchi, dove il mondo Esselunga si riproduce all'infinito, o ancora il trono a forma di fragola, simbolo della Fidaticard, set ideale per i selfie. Non mancano la stanza dedicata alle grandi campagne di comunicazione firmate da Armando Testa e i plastici dei progetti architettonici firmati da Gardella, Magistretti e Botta, solo per citarne alcuni. Qui è sempre la mano del nostro fondatore, l'amato dottor Caprotti, che avendo grande gusto per il bello e un grande amore dell'arte voleva fare delle cose diverse, distintive, sempre diverse dagli altri. E quindi ha sempre messo in campo dall'architettura alla comunicazione i pezzi da 90 e questo hanno contribuito sicuramente a darci un'immagine diversa. La mostra non è solo un viaggio nel passato di questa azienda che ha portato per la prima volta in Italia il supermercato, ma anche l'occasione per accennare ad alcuni progetti futuri, a partire dalle prossime aperture a Vicenza, Mantova, Milano, Famagosta e Torino, tutti in calendario verosimilmente tra il 2018 e il 2019. Ma non solo. Anche nel nostro giorno del compleanno guardiamo avanti, l'ultima stanza di questa mostra sarà dedicata anche a vedere un po' quello che vorremmo fare, un'espansione sul territorio, nuove produzioni, mi viene in mente la pasticceria Leisenda, fatta in collaborazione con la famiglia Cerea, quindi un'eccellenza di artigianalità pasticcera. Beh, mi sembrano tante cose. Accanto alla mostra, Esselunga ha organizzato un immancabile concorso. Portando la propria carta Fidati sarà possibile partecipare all'estrazione di un carrello d'oro del valore di 25.000 euro, che fa bella mostra di sé in una teca lungo la mostra, e 60 buoni spesa di 2.000 euro ciascuno, con un montepremi di 145.000 euro.